30 settembre 2022. Fu questo il giorno in cui sul canale di Tearless Raptor uscì il primo episodio della sua carriera col Südtirol Sofia 23, che stava facendo in quel periodo sul suo canale Twitch. Tear era da tanti anni che aveva fatto carriera su FIFA. Forse, che ne so, dedicheremo qualche video a qualche sua carriera con la Juventus, visto che ne ha fatte veramente tante. Però quella era una carriera speciale, visto che quella carriera era stata fatta con la scuola della sua città. Il Südtirol, scuola di Bolzano, anche se Tiar ha detto anche di essere un po' bolognese, perché vabbè, ci ha vissuto là, anche se con il Bologna non ha mai fatto una carriera, ha giusto fatto qualche rebuild, una di recente, e tra l'altro proprio in quella live mi è ritornata in mente l'idea per questo video qua. Idea che avevo in realtà da tanto tempo, da un anno, perché la prima volta che mi è venuta questa idea è stata a tipo fine agosto 2023. L'idea era nata grazie ad un Photoshop che avevo fatto il 18 luglio 2023, quindi sì, questa idea è da più di un anno che ce l'ho in mente. Questo era il Photoshop e praticamente vi ho spoilerato il video. Ma comunque, questo Photoshop poi lo misi sul subreddit di Tearless Raptor, un po' modificato con il titolo stile cronache di spogliatoio, e la copertina si ispirava molto ai video di cronache di spogliatoio, anche se questo commentario non sarà, diciamo, stile cronache di spogliatoio, però sì. Poi decisi pure di fare un copione per questo immaginario video. Quel copione poi lo scrissi veramente. Come già detto, tra fine agosto e inizio settembre 2023 sul blocco note Samsung del mio tablet. Copione che misi sempre sul subreddit e che lessi in un video sempre di settembre 2023. Oggi è il 15 settembre 2024. Tra 5 giorni Tearless Raptor farà la sua prima carriera su IFC 25, questa volta con lo Shrewsbury in Inghilterra. E io rispolvero questa idea. Iniziamo! Un'ultimissima cosa prima di iniziare, ho fatto anche il copione per un video che parla anche diciamo, delle stagioni aggiuntive che ti ha fatto a questa carriera, che ha fatto solamente in live su Twitch, senza video su YouTube. Però diciamo quello non è canonico, ok? Io direi, signori, di iniziare adesso. Inizia la carriera e la prima cosa che Tier fa è quella di portare in prima squadra un giovane del vivaio molto interessante. Il suo ruolo è attaccante, però Tier si accorge che è molto meglio da difensore centrale e lo cambia. Il suo nome è Mattia Villa e diventerà capitano col proseguire della carriera. Con un budget di solamente 4 milioni, Tiar punta a fare due soli acquisti per questo calciomercato. Entrambi gli acquisti, soprattutto il secondo, diventeranno molto importanti per la carriera. Il primo è Giorgio Scalvini, 18 anni, difensore centrale italiano di proprietà dell'Atalanta. L'altro è Afimiko Pululu, esterno sinistro di proprietà del Greuther Fürth angolano di 23 anni, anche se nella carriera Tiar lo riadatterà come punta. Prima però serve fare delle cessioni e sul mercato vengono messi Marconi, Barison, Moscati, Siega e Shaka Mauli Eklu. Moscati viene ceduto per 1,5 al Benevento, Barison per 2,250 allo Djurgården. Prima di continuare con le cessioni però Tiar tratta con il Greuther Fürth per Afimiko Pululu e alla fine accetta per 2,5. Si procede anche per l'acquisto di Giorgio Scalvini che arriva anche lui per 2,5. Continuano le cessioni con quella di Kevin Vinetò al San Gallo per 310.000 euro. All'esordio in casa contro il Benevento, la formazione si schiera così: 4-3 con il centrocampista offensivo, Poluzzi in porta, Davi terzino sinistro, Villa Scalvini difensori centrali, De Col terzino destro, Tait Nicolussi Caviglia centrocampisti centrali, Casiraghi COC, ala sinistra Matteo Rover, punta Pululu e a destra Mirko Carretta. L'esordio però non è dei migliori, visto che il Südtirol perde 4-2 contro i campani con una tripletta di Camillo Ciano e trova il suo primo gol in campionato a Afimiko Pululu sul rigore.
Il calciomercato finisce, la stagione continua con un'altra sconfitta, al San Nicola contro il Bari per 2-0, Schädler Galano. Alla terza partita però già la prima vittoria, in casa contro la Spal per 1-0 grazie al gol di Afimiko Pululu. La partita dopo però è una brutta patosta, sconfitta 3-0 contro l'Ascoli. Dopo quella sconfitta il Südtirol decide di rimanere attivo sul mercato, ingaggiando lo svincolato portiere croato Ivica Ivusic. Dopo due pareggi, 2-2 contro il Pisa con doppietta di Pululu e a reti bianche contro il Brescia, riescono ad ingaggiare il portiere croato e lo fanno debuttare nel big match contro il Cagliari. Big match che vinceranno 2-1 grazie ad una doppietta di Casiraghi. Dopo la vittoria in trasferta 3-1 contro la Ternana, la squadra si trova a nona con 11 punti e a meno 1 dalla zona playoff. Segue poi una vittoria contro il Venezia, che era seconda in classifica, con tripletta di Pululu. Dopo averne prese 4 dal Cosenza, aver vinto 1-0 col Cittadella con gol di Pululu e aver preso 5 pere dal Genoa, il Südtirol si trova sempre nono e sempre a meno 1 dalla zona playoff. Ma quella patosta 5-1 contro il Genoa sarebbe stato l'inizio della fine. Dopo quella partita infatti arrivarono alcuni risultati disgrazianti, come ad esempio la sconfitta 5-3 contro il Palermo nonostante la tripletta di Pululu, la sconfitta 3-0 contro il Frosinone, la sconfitta 4-0 contro il Parma con Casiraghi che sbaglia una punizione e infine un pareggio 3-3 contro il Cosenza fanalino di coda. Come se non bastasse, arrivò il mercato di gennaio e ritornarono alla base ben 5 giocatori che erano in prestito al Südtirol: Pompetti, Mazzocchi, Crociata, Capone e Belardinelli. Con una voragine in panchina, Tiar decide di operare sul mercato prendendo 4 giovani interessanti. Porta in prima squadra il centrocampista offensivo 18enne italiano Tommaso Rossi. André Liberal, 21 anni, attaccante portoghese dal Gil Vicente, con prestito con diritto di riscatto fissato 1 milione. Il 22enne centrocampista francese Lottin dall'Utrecht, anche lui con prestito con diritto di riscatto fissato 1 milione. E il 21enne centrocampista difensivo nigeriano Tijani dal Salisburgo in prestito secco. Oltre a questo si assicura pure 3 giocatori a parametro zero per la prossima stagione: il terzino sinistro inglese 24enne Jeda Silva dal Bristol City, il 29enne centrocampista Stefano Sturaro dal Genoa e il 24enne difensore centrale georgiano Luca Locosvili dalla Cremonese. Il 9 febbraio 2023 la squadra si ritrova decima a 32 punti, a meno 3 dalla zona playoff. Dopo un pareggio a reti bianche contro il Palermo e una vittoria 3-0 contro il Perugia con primo gol del nuovo arrivato Liberal, la squadra finalmente si ritrova nella zona playoff all'ottavo posto. La partita dopo ne rifila 4 al Bari, ma dopo una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte nelle 4 partite dopo, fanno crollare la squadra al decimo posto, a meno 5 dai playoff. E la sconfitta 2-0 contro il Cagliari lo fa diventare meno 8 con solamente 4 partite rimanenti. L'unico modo per poter arrivare ai playoff è vincere tutte e 4 le ultime partite contro Parma, Frosinone, Como e Modena e sperare che il Brescia faccia solamente 4 punti. Ma già con il Parma la partita si rivela essere la pietra tombale della stagione. Il Südtirol conclude la stagione perdendo 2-1 contro Frosinone e Como e pareggiando 1-1 contro il Modena. Il Südtirol alla fine conclude il campionato solamente al 12° posto. I playoff saranno per un'altra volta. Miglior marcatore stagionale Pululu con 28 reti in 37 partite. Prima di iniziare la nuova stagione, Tiar decide di riscattare André Liberal per 1,5 milioni dal Gil Vicente. Tra i ceduti, Jacopucci e Sega se ne vanno via a parametro zero, mentre in vendita ci sono Carretta, Dorazio e Zaro. Zaro se ne andrà all'Alanyaspor, Dorazio all'Orient e Carretta al Real Oviedo. Tiar accetta anche un anno di prestito al Girona per Simone Davi e controlla anche la lista svincolati. Dagli svincolati prende il terzino sinistro trentenne ungherese Nagy, il 26enne terzino destro italiano Lorenzo Dickmann, anche conosciuto come Uomo Pipo,
Il ritorno del centrocampista 23enne italiano Marco Pompetti svincolatosi dall'Inter dopo essere stato impresso al Südtirol scorsa stagione proprio dai neroazzurri. E la 25enne ala francese Yann Karamo. Tier prende anche altri due giocatori, questa volta pagandoli. Il giovane portiere ugandese Samuel Hassan dall'Espagnol per 1,8 milioni e la giovane ala italiana Nicolas Galazzi dal Brescia, anche lui per 1,8 milioni. All'esordio al San Nicola contro il Bari la squadra si schiera così: 4-2-3-1, in porta Ivosic, terzio sinistro Da Silva, difensori centrali Villa Scalvini, terzio destro Dickman, centrocampisti centrali Sturaro e Nicolussi Caviglia, alla sinistra Rover, centrocampista offensivo Tommaso Rossi, alla destra Yann Karamo e punta Afimiko Pululu. La gara finisce benissimo, 3-0, gol di Pululu, Sprocati e Tommaso Rossi. Poi però la squadra incappa in un passo falso per 2-3 contro il Cosenza. Dopo 13 punti in 6 partite, il Südtirol si ritrova al terzo posto, a meno 2 dalla promozione diretta, e la prossima partita è contro il Como, a pari punti al primo posto con il Cagliari. E quella partita la vincono 4-2, Rover, doppietta di Pululu e Casiraghi, e si piazzano al primo posto. Dopo una vittoria 2-1 contro il Modena, altro big match, questa volta contro il Sassuolo appena retrocesso in B. Vincono anche questo big match 3-2 grazie a una tripletta del loro numero 9, Afimiko Pululu. Vi segnalo anche cosa disse Tiar dopo quella vittoria. Che la squadra ha le capacità per finire in A. Ma i risultati dopo non furono un granché, visto che la squadra nelle prossime 5 partite di campionato farà 2 vittorie e incasserà 3 sconfitte, inclusa una al Via del Mare per 4-1 contro il Lecce, e verrà anche eliminata in Coppa Italia dal Cittadella. Nonostante questo, la squadra si trova comunque al secondo posto a meno 3 dal Cagliari, e la partita dopo sarà proprio contro i Sardi. Partita che il Südtirol vincerà 2-1 grazie alle reti di Sturaro e di Pululu. Un pareggio, 2 sconfitte e una vittoria dopo, e la squadra si ritrova di nuovo al secondo posto a meno 1 dal Cagliari. 18 punti in 8 partite dopo e si ritorna a sfidare i Sardi, che sono a più 4 sul Südtirol e primi in campionato. La partita alla fine finisce 1-1, apre Rover di testa al 29esimo e poi pareggia la Padula. Dopo la vittoria 3-2 contro il Pisa, la squadra si trova a meno 2 dal primo posto, con solamente 5 partite rimanenti. Una di queste 5 partite è contro il Sassuolo, che il Südtirol vince 3-2, doppietta di Pululu e gol all'ultimo di Andrei Liberal. Dopo la vittoria 1-0 contro la Ternana, la squadra si ritrova di nuovo prima a più 1 sul Cagliari. E con la vittoria 3-1 contro la SPAL, gol di Rossi e doppietta di Pululu, viene confermata la promozione diretta in A per gli altoatesini. E dopo la vittoria 2-0 contro il Cosenza, il Südtirol si ritrova primo a pari punti con il Cagliari, ma gli altoatesini ancora devono giocare l'ultima partita contro il Bari. Il Südtirol è praticamente campione di Serie B, non importa il risultato, e la gara finisce 1-1 con gol di Afimiko Pululu. Capitan Tait, alzaci la coppa! Eccolo lì, Capitan Tait, con la fascia al braccio, si avvicina al trofeo, lo agguanta con le sue calde mani e lo alza alto, nel cielo, della città di Bolzano. Il Südtirol ha vinto la B! Il Südtirol ha vinto la B. Che stagione combattuta, abbiamo davvero fatto di tutto. Primo posto in rimonta, Pululu con il record di gol. Siamo pronti per la Miglior marcatore stagionale, Afimiko Pululu con 36 reti in 36 partite, e che quindi rompe il record di gol in una singola stagione di Serie B. Inizia così la prima stagione in Serie A del Südtirol di Tiar, e premette una cosa, ovvero che della formazione titolare vorrebbe migliorare Rover e Sturaro. Però si ritrova un budget di solamente 8 milioni
e aggiungendo anche i rinnovi dei giocatori più importanti, è costretto di nuovo a controllare tra gli svincolati. Intanto vengono ceduti Noji al Girona e Galazzi alla Z Alkmaar per far spazio a Davi e Tofik Abdullah rientranti dai loro prestiti, il primo rientrante dal Girona e il secondo rientrante dal Sepsi OSK. E infine vengono ceduti anche Sprocati al Vancouver per quasi 1 milione e Sturaro al Braga per quasi 2 milioni. Il primo acquisto che fa è quello di un'ala georgiana molto promettente che sta facendo molto bene. Sì, proprio lui. Georgi Tsitaisvili, preso tra gli svincolati. L'esordio della squadra sarà al Bentegodi contro l'Hellas Verona. La gara finisce 1-1. Apre Casiraghi con il primo gol degli altoatesini in A e poi pareggia Raul Jiménez per i veneti. Si continua con il mercato, risolvendo il problema a centrocampo con un ritorno in A di un ex Udinese e Napoli. Mi sa che lo avete già indovinato. E Allan, 33enne, svincolato. Dopo questo si continua con altri due pareggi. 3-3 contro l'Empoli con le prime marcature di Pululu in A con una doppietta e 2-2 contro il Brescia. Ed ecco che arriva la prima storica vittoria in A per il Südtirol, che espugna per ben 5-0 lo Stadio Olimpico contro la Lazio. Dopo aver perso 3-0 contro il Genoa, arriva il big match contro la Juventus allo Stadium. E va in scena una delle migliori partite di quella stagione per il Südtirol. Ve la riassumo così: apre Vlahovic, pareggia Pululu, spareggia Ptapsoba, pareggia di nuovo Pululu, Kulusevski spareggia di nuovo, sembra finito, ma poi Afimiko all'ultimo pareggia il tutto. Tripletta per bloccare la Juventus allo Stadium. Dopo un pareggio 4-4 contro lo Spezia arriva la seconda vittoria al Gliwice Stadium contro l'Atalanta per 5-4. La squadra perde contro il Parma ma poi vince la sua terza partita contro la Fiorentina per 2-1 con marcature aperte da una perla di Tommaso Rossi. Tommaso Rossi. Dopo quella partita, altro big match, questa volta contro l'Inter. Un'altra delle migliori prestazioni del Südtirol in questa prima stagione di A. Apre l'Inter con Lautaro, ma poi Pululu segna, e poi segna ancora, e fa tripletta, e poi Tommaso Rossi ne mette un quarto per porre fine ai giochi. Il Südtirol vince 4-2 contro l'Inter. La squadra perde 4-3 contro l'Udinese la partita dopo, ma pareggia un altro big match contro il Milan per ben 4-4. Poi però incappa in due sconfitte consecutive in campionato contro Napoli e Torino e viene eliminata anche dalla Coppa Italia al primo turno, come nella scorsa stagione, contro il Cittadella. Dopo aver vinto 1-0 contro il Monza con primo gol in A di André Liberal, dopo aver perso contro la Roma e dopo aver vinto 2-1 contro il Cagliari, Tiar fa l'unica operazione del mercato invernale. Decide di cedere all'An, considerato troppo vecchio, e di inserirlo in qualche scambio per un giocatore più giovane. Alla fine si chiude per uno scambio che porta un altro ritorno in Serie A. Centrocampista ex Napoli, Roma e Bologna, Amadou Diawara dall'Anderlecht. In quel momento, a gennaio, il Südtirol si ritrova a decimo con 27 punti. Dopo aver vinto 2-1 contro la Roma, conclude un altro acquisto, questa volta per la prossima stagione a zero. Si tratta di Kevin Bonifazi dal Bologna. Ma nelle prossime tre partite la squadra incappa in tre risultati deludenti. Sconfitta 4-2 contro il Monza con poker di Moussa Marega, sconfitta 4-2 contro la Fiorentina con tripletta di Harvey Barnes e primo gol in maglia sudtirolese per Diawara, e infine pareggio contro il Parma col gol del pareggio fatto dopo un'azione dopo un rigore parato da Pululu da parte di Buffon.
La squadra ritorna alla vittoria contro la Sampdoria per ben 3-0. La partita dopo, il Südtirol pareggia 1-1 contro l'Inter a San Siro e, dopo aver vinto di nuovo per 5-4 contro l'Atalanta, dopo aver pareggiato 1-1 contro lo Spezia e dopo essersi fatti rimontare dal Genoa da su per 3-1 a sotto per 4-3, il Südtirol si ritrova sempre decimo. Tre vittorie e due pareggi nelle 5 partite dopo portano la squadra all'ottavo posto, ma l'Europa è ancora lontana, visto che si ha a meno 5 dall'Udinese. La partita dopo si vince 2-0 contro il Torino e con un gol in quella partita Pululu arriva a 35 gol, a meno 1 dal record di gol in una singola stagione di A detenuto da Higuain e Immobile. E poi arriva questa partita al Maradona di Napoli contro i partenopei. Al 16esimo Müller porta avanti i partenopei sul 1-0, ma poi Pululu al 21esimo con un gran colpo di testa pareggia il tutto e va a quota a 36 gol. Al 25esimo il Napoli spareggia con un gran tiro di Jamal Musiala e poi al 36esimo si fa la storia. Di nuovo gol del pareggio di Afimiko Pululu che va a quota 37 e rompe il record nello stesso stadio in cui Higuain lo ha rotto e Immobile lo ha eguagliato. Tra l'altro in quella partita Pululu raggiunge anche i 100 gol con la maglia del Südtirol con il gol del pareggio e arriva a 101 con il gol per rompere anche il record di gol in una singola stagione di Serie A. Pululu fa anche tripletta e anche Nicolussi Caviglia decide di fare un po' di spettacolo realizzando due perle e facendo vincere il Südtirol 5-2 al Maradona. La stagione finisce con due sconfitte contro Milan e Udinese e il punteggio finale dirà nono posto con 56 punti. Miglior marcatore stagionale per la terza volta di fila è ovviamente Afimiko Pululu, che dopo aver rotto il record di marcatura in una singola stagione di Serie B lo rompe anche in Serie A con ben 38 reti in 36 partite. Inizia la nuova stagione e la squadra si ritrova un budget di 17 milioni. Tiar punta a due acquisti, un terzino sinistro titolare e un centrocampista titolare. Il terzino sinistro viene preso tra gli svincolati, il 25enne inglese Ryan Sessegnon. Ma prima vengono fatte due cessioni, Logoshvili al Boca Juniors per 3,3 milioni e Marcus Kainz, prodotto del vivaio per 4,3 milioni al Famalicao. Vecciuto anche Marco Pompetti per 1,750,000 alla Ruca. Viene scelto anche il centrocampista da acquistare per rafforzare il centrocampo, John Onana, camerunense di 25 anni, dal Lens per 18 milioni. Il mercato però non può ancora dirsi concluso, visto che il Club Brugge manda un'offerta di 9 milioni di euro per Ivica Ivusic e alla fine Tiar decide di accettarla. Serve un portiere titolare. All'esordio in campionato contro il Torino la squadra si schiera così: 4-2-3-1, in porta Hassan, terzino sinistro Sessegnon, difensori centrali Villa Scalvini, terzino destro Dickman, centrocampisti centrali Diawara e Onana, ala sinistra Zitaishvili, centrocampista offensivo Tommaso Rossi, ala destra Jan Karamo e punta Afimiko Pululu. La squadra vince 3-1, gol all'esordio per Onana e poi doppietta di Pululu. Ancora però si deve prendere un portiere titolare e, dopo una trattativa fallita per Di Gregorio dal Monza, alla fine si chiude per Drongovski dallo Spezia per 9,4 milioni. Alla fine del mercato la squadra si schiera così, praticamente la stessa formazione che vi ho già letto, solamente con Drongovski al posto di Hassan. La squadra ha un gran periodo di forma, infatti vince contro Atalanta, Sassuolo e Lazio. Ma come ogni gran periodo di forma, ovviamente la squadra poi incespica. Perde infatti le prossime 5 partite, tornando alla vittoria al Dall'Ara di Bologna contro proprio gli emiliani per ben 4-1.
Il Südtirol la partita dopo riesce a vincere 3-2 il big match contro il Milan. La squadra la partita dopo perde 3-2 contro la Roma e si ritrova a nona con 18 punti. La squadra però non riesce a riprendersi, pareggiando contro l'Udinese e perdendo 2-0 contro la Fiorentina. Per poi proseguire con un altro periodo di gran forma, vincendo 4-1 contro il Parma, ma soprattutto allo Stadium 3-1 contro la Juve. 11 punti nelle 5 partite dopo portano la squadra al quinto posto a 40 punti e il campionato rimane l'unica occasione per poter andare in Europa, visto che in Coppa Italia si sono fatti eliminare agli ottavi ai rigori contro la Roma. 16 punti in 8 partite dopo e la squadra si trova ancora al quinto posto, a pari punti con il Milan. Dopo un pareggio contro il Parma e una vittoria contro il Bologna, il Südtirol può anche ambire allo scudetto, visto che si trova a meno 4 dal primo posto. E la partita dopo è un big match contro una delle squadre che è a 64 punti, l'Inter a San Siro. La partita viene aperta da Fimico Pululu al 24esimo, che con quel gol a San Siro eguaglia il suo stesso record della stagione precedente di più gol in una singola stagione di A. Record che romperà di nuovo al 48esimo, arrivando a quota 39 gol in campionato. E come nella prima volta in cui le due squadre si incontrarono, tripletta per l'angolano e poi Tommaso Rossi per la vittoria 4-2 contro i nerazzurri. Dopo una vittoria 3-0 contro la Lazio a 3 giornate dal termine, il Südtirol addirittura si ritrova quarto con 66 punti, a meno 4 dal primo posto, a meno 1 dal terzo e dal secondo e a più 3 dal quinto posto e dal sesto di Milan e Napoli. Queste codeste ultime tre gare sono contro il Sassuolo, la Roma terza slash seconda e il Milan quinto slash sesto. Il passo falso già arriva contro il Sassuolo, che vince 2-0 contro gli altoatesini con le reti di Arrui e Barak sul rigore. Un altro passo falso arriva contro la Roma, che rimonta il Südtirol, visto che gli altoatesini passano su per 2-0 e poi la Roma rimonta per 3-2 e vince. Il Südtirol crolla al settimo posto e rimane da giocare l'ultima partita contro il Milan. Il Südtirol vince a San Siro per ben 3-2 e conclude la stagione. Il Südtirol conclude a 69 punti, a pari merito con Milan, Napoli e Atalanta. L'Atalanta finisce settima, il Napoli quinto, il Milan quarto e il Südtirol sesto. Però c'è una piccola controversia che la lascerò spiegare al buon Tiar. Guardando il regolamento della Serie A, in caso tre o più squadre dovessero arrivare a pari punti, bisognerebbe stilare una classifica avulsa, quindi una mini classifica che prende in considerazione soltanto le partite che queste squadre hanno giocato tra di loro. E secondo la classifica avulsa, l'ordine sarebbe dovuto essere Südtirol, Napoli, Milan, Atalanta. Ma così non è stato e quindi dovremmo guardare la differenza reti della classifica avulsa. Ma anche questo non ha senso perché il Milan con meno 2 sta davanti a me e al Napoli, entrambi con più 2. Andiamo a guardare allora il terzo criterio, la differenza reti generale. Non ha senso neanche quella, perché dovrei essere di nuovo primo avendo un più 29. Allora guardiamo le reti realizzate nella classifica avulsa. No, perché dovrei essere primo io dato che ne ho fatte 14. Guardiamo le reti totali fatte. No, dovrei essere primo io che ne ho fatte 91. È andato in ordine alfabetico. No, perché l'Atalanta è ultima. Io non ci sto capendo niente. Vi giuro che nonostante ci abbia sbattuto la testa per 2 ore ancora non ho capito niente. So solo che è scandaloso. Lo so che mi ci sono impuntato un po' più del dovuto su sta cosa, ma non ha senso sotto nessun punto di vista che io sia sesto. Questo è uno scandalo. È scandalo. È scandalo. Miglior marcatore stagionale a Fimico Pululu, che come vi ho già detto supera il suo stesso record con ben 44 reti in 37 partite di Serie A. Il Südtirol quindi doveva fare l'Europa League, visto che sono arrivati sesti, però il Milan ha vinto la Coppa Italia, quindi sì, Europa League sia. Il budget è anche bello ciotto, ben 55 milioni da spendere per il mercato. Gli obiettivi per il mercato sono un centrocampista centrale e un esterno.
Intanto si fanno delle cessioni. Nicolò Scaviglia se ne va in Premier al Crystal Palace per ben 7 milioni e 5. Andrea Lombardi, prodotto del vivaio, se ne va all'Anversa per 6 milioni e 2. Ma soprattutto, Giorgi Tsitaishvili se ne va all'Aston Villa per ben 40 milioni. E il budget sale a 102 milioni. Sulla fascia sinistra, per sostituire Tsitaishvili, arriva il 26enne brasiliano Samuelino dall'Atletico Madrid per ben 30 milioni. Per il centrocampista invece vengono investiti ben 62 milioni e 5. Dal Bayer Leverkusen arriva l'italiano Tommaso Pobega. All'esordio allo U-Power Stadium contro il Monza la formazione titolare è questa: 4-2-3-1, in porta Dragowski, terzino sinistro del Segnon, difensore centrali Villa Scalvini, terzino destro Dickman, centrocampisti centrali Pobega e Onana, alla sinistra Samuelino, COC Tommaso Rossi, alla destra Ian Caramò e punta Afimico Pululu. Il Sudtirol vince 3-1 a Monza e vince anche 1-0 contro il Sassuolo con la squadra delle riserve, e alla vigilia del big match contro il Milan vengono annunciati i gironi di Europa League. Il Sudtirol viene messo nel girone A insieme ai portoghesi dello Sporting, gli austriaci dello Sturm Graz e gli ucraini della Dinamo Kiev. Come vi avevo detto prima, però, c'era il big match contro il Milan a San Siro, Milan che gli aveva rubato il posto in Champions. Il Sudtirol ottiene anche la sua vendetta vincendo 2-1 con gol di Pululu con assist del portiere Dragowski e gol all'ultimo di Tommaso Rossi. E ora è il momento di esordire in Europa League contro l'avversario più tosto del girone, lo Sporting. Il Sudtirol riesce a vincere 3-0. Pululu, primo gol per il Sudtirol di Samuellino e rover sul rigore. Il Sudtirol poi però perde contro il Venezia, pareggia a reti bianche contro la Fiorentina e vince all'ultimissimo contro il Parma con un gol di Tommaso Rossi. Così il Sudtirol si prepara per la sfida in Ucraina contro la Dinamo Kiev. La partita finisce con un deludente 3-3 con tanto di gol all'ultimo sbagliato da uomo pipo. Due vittorie segnando 4 gol contro Atalanta e Cremonese dopo, e ci si prepara per andare in Austria per sfidare lo Sturm Graz. E titolare tra i pali c'è il terzo portiere Giacomo Poluzzi. Ma la sua presenza in campo sarà di solamente 30 minuti, visto che dopo aver preso il primo gol cercando di fare il tiro così, prende gol da calcio d'angolo e viene sostituito dal più giovane Samuel Hassan. Ma anche il portiere del Burundi non riuscirà a fare una grande prestazione, visto che lo Sturm Graz dilaga segnandone altre 4 e facendo terminare la partita per ben 6-1 per i padroni di casa. Il Sudtirol alla fine riuscirà a vincere 3-2 il ritorno al Druso, e mentre in campionato la squadra dopo 11 partite si ritrova a seconda con 26 punti a meno 3 dall'Inter prima. Mentre in Europa League sono primi nel girone a pari punti con lo Sporting. Due vittorie contro Sampdoria Udinese e si va in Portogallo per una partita decisiva contro lo Sporting Lisbona. Se il Sudtirol dovesse vincere contro i Lusitani, allora passerebbero il girone al primo posto, evitando quindi i playoff contro qualche squadra che è arrivata terza nel girone Champions. Ma già a fine primo tempo sono sotto 2-0, Pedro Porro e Chermiti. Ma comunque riescono ad evitare la sconfitta grazie a una doppietta del loro numero 9, Afimico Pululu. E grazie a quel pareggio rimangono ancora primi a pari punti con lo Sporting, e quindi basterebbe tecnicamente solamente pareggiare l'ultima contro la Dinamo Kiev per passare. In campionato nel frattempo non cambia niente, sempre secondi a meno 3 dall'Inter, ma questa volta a 32 punti. Come sempre, due vittorie di fila contro Torino e Lazio e ci si prepara per la partita di Europa League, questa volta quella decisiva contro la Dinamo Kiev. Basta un pareggio, ma addirittura vincono 3-0, gran gol di Samuellino, poi Pululu e infine André Liberal. Il Sudtirol conclude il suo girone al primo posto con 11 punti a pari merito con lo Sporting.
In campionato invece si accorcia la distanza con l'Inter capolista, infatti si è solamente a meno uno dai nerazzurri. Dopo un periodo un po' difficile dove vengono persi big match come contro la Juve o contro l'Inter, andiamo direttamente verso gli ottavi di Europa League. Ma prima vi voglio raccontare del percorso in Coppa Italia. Agli ottavi incontra il Torino che batte 2-1 dopo i supplementari. Poi ai quarti incontra l'Empoli che batte i rigori. E in semifinale c'è l'Atalanta, ma all'andata in trasferta a Bergamo perde per 2-0. Comunque passiamo agli ottavi di Europa League, dove il Südtirol pesca i francesi del Monaco. All'undicesimo Samuellino apre le marcature, 1-0 Südtirol. Al 29esimo un tocco di mano di Dijkman causa un rigore per il Monaco, sul dischetto Rafa Mir che lo segna, 1-1. Al 53esimo per 8 Masorossi spareggia tutto, 2-1 Südtirol. All'87esimo un rigore difensivo del Südtirol porta il gol del pareggio di Thielmann, 2-2. Finisce così l'andata in Francia. Al ritorno al Druso non c'è storia, 2-0 Südtirol, si passa ai quarti. In campionato invece si è terzi con 61 punti, a meno 4 dall'Inter capolista. Ai quarti di Europa League il Südtirol pesca un'altra francese, l'Olympique Marsiglia. In campionato però ci sono due sconfitte. Sconfitta 1-0 contro la Roma con gol all'ultimissimo sbagliato da Tommaso Rossi e sconfitta 2-1 contro la Cremonese. Insomma, il Südtirol non si presenta nei migliori di modi per i quarti di Europa League contro il Marsiglia. Al quarto minuto Pavlidis porta già sull'1-0 l'OM. Al sesto minuto però il Südtirol trova subito il pareggio con Pululu. Al tredicesimo Gonçalo Ramos raddoppia per l'OM, 2-1. Al ventunesimo è di nuovo pareggio per il Südtirol con gol di Tommaso Rossi. Al 75esimo Brooks trova il gol del 3-2 per i francesi. E finisce così. Il Südtirol perde nel suo stadio 3-2 contro i francesi. Intanto in campionato si è crollato fino al quinto posto, fuori dalla zona Champions. Intanto si vola in Francia per poter provare a fare una remontata. Già al terzo minuto si trova il gol del pareggio in aggregata con Afimiko Pululu. Al sedicesimo rigore per il Südtirol, sul dischetto Pululu, segna raddoppio Südtirol e sorpasso in aggregata. Al 47esimo Pululu segna di testa ed è tripletta. Al 69esimo c'è anche il quarto di Pobega. E, approfittando di un errore del portiere, Pululu ne fa 4 ed è manita del Südtirol al Velodrome. In semifinale ci saranno gli spagnoli dell'Atletico Madrid. Dopo aver perso 1-0 contro il Venezia si è a meno 4 dal Napoli quarto. La squadra incassa anche l'eliminazione in Coppa Italia contro l'Atalanta in semifinale nonostante la vittoria 2-1. Si vince 2-0 contro il Milan e si va a Madrid all'Estadio Metropolitano per la semifinale di Europa League contro i Colchoneros. Al 35esimo dopo tante occasioni, un gran bell'assist di Pobega per Pululu porta avanti il Südtirol per 1-0. Al 43esimo Pobega sfonda la porta e raddoppia per il Südtirol 2-0. Al 72esimo l'Atletico accorcia le distanze con Karim Adeyemi, 2-1 Südtirol. Al 78esimo rigore per l'Atletico, sul dischetto Joao Felix, il portoghese segna ed è tutto in parità. E finisce quindi così l'andata in Spagna, 2-2. Vittoria 3-1 contro il Parma e c'è il ritorno in casa. Al 22esimo c'è un rigore per il Südtirol, sul dischetto l'ex Samuellino, che segna e porta avanti il Südtirol sull'1-0. Al 41esimo una bomba dalla distanza di Onana entra in porta e viene raddoppiato il vantaggio al Südtirol, 2-0. Al 77esimo Pululu entra in area e calcia e c'è il terzo per il Südtirol, 3-0.
All'ottantesimo mano di Scalvini, al rigore che batte Jamal Musiala e segna, accorciando le distanze per l'Atletico. E finisce così, 3-1 su Tirol ed è finale di Europa League. Il campionato intanto finisce con 3 vittorie molto incredibili contro Fiorentina, Inter e Napoli. La Serie A si finisce al 5° posto con 77 punti. L'unico modo per andare in Champions League è vincere l'Europa League, dove, non ve l'ho detto, il Südtirol è in finale contro i tedeschi del Francoforte. Maggio 26 2027, Volkspark Stadion di Amburgo, va in scena la finale di Europa League tra Südtirol e Francoforte. Dopo tante occasioni clamorose mancate, al 71esimo è un gran colpo di Berenton Diaz ad aprire la finale e a mandare avanti il Francoforte per 1-0. Al 90esimo, con un solo minuto di recupero, un clamorosissimo gol di Pobega manda la partita ai supplementari. Al 94esimo, calcio d'angolo che calcia Anthony Martial, Berenton Diaz di testa raddoppia per il Francoforte 2-1. Subito dopo però un errore difensivo del Francoforte fa segnare Pululu al 100esimo e a pareggiare tutto 2-2. All'ultima azione, errore clamoroso di Berenton Diaz e la partita andrà ai rigori. Il primo sul dischetto per il Südtirol è André Liberal, che converte il suo rigore e porta avanti il Südtirol 1-0. Primo per il Francoforte Anthony Martial, che si fa parare il rigore da Drogowski. Tocca a Tommaso Povega, l'uomo per cui si è qui, calcia e batte Berthe, 2-0 Südtirol. Tocca all'uomo della doppietta Berenton Diaz, che insacca, 2-1. Tocca a Tofik Abdullah, che però la manda nello spazio la palla. Tocca a Barco, lui calcia ma Drogowski glielo prende. Tocca all'unico inimitabile Afimiko Pululu, cucchiaio e battuto Berthe, 3-1 Südtirol. Primo rigore decisivo, se lo blocca Drogowski a Fujimoto, il Südtirol sarà vincitore, ma invece no, si continua. Ma non c'è da preoccuparsi, ce n'è un altro decisivo per Samuellino, lui tira e segna 4-2 e il Südtirol è campione di Europa League. Eccolo qua, il capitano della giornata, Giorgio Scalvini, si avvicina all'Europa League, la afferra nel punto più stretto dove si stringe il bacino e la alza alta su nel cielo di Amburgo. Il Südtirol ha appena vinto l'Europa League e il prossimo anno ci giochiamo la Champions. Ormai non metto più nemmeno il miglior marcatore stagionale, tanto sappiamo tutti chi è, ragazzi. Probabilmente, che ne so, lo avrete per quando farò il video in futuro anche sulla carriera col Südtirol di FC24. Ma noi nel frattempo siamo qua e rimane l'ultima stagione. Prima stagione in Champions League e l'obiettivo è di vincere la Coppa dalle grandi orecchie. Non importa come va nelle altre competizioni. Sul piatto vengono messi ben 80 milioni per il mercato. Sul mercato vengono messi due giocatori che sono da tantissimo tempo al Südtirol, Geda Silva e André Liberal, insieme al portiere Cardoso e nella lista prestiti viene messo Marchetti. Da Silva viene ceduto per 10 milioni in Portogallo al Vitória Guimarães. Mentre André Liberal se ne va in Spagna al Granada per 4.850.000 euro. Intanto inizia anche il mercato degli svincolati per il Südtirol, con Shandon Baptiste, centrocampista di Granada, che farà da riserva. Il secondo acquisto a zero è l'ungherese Damir Rezic, come sostituto di Liberal nel ruolo di punta di riserva. Il terzo acquisto a zero questa volta è per la titolare, il terzino sinistro italiano 24enne Destiny Udogie. L'ultimo acquisto che rimane da fare è un centrocampista offensivo e alla fine viene scelto un nome. Per 60 milioni dal Napoli arriva Nedim Bayrami.
viene ceduto un altro giocatore storico del Südtirol. Tofik Abdullah se ne va in Germania al Friburgo per 50 milioni. Rimane un ultimo acquisto, un'ala destra al posto di Jan Caramo, con Caramo stesso che farà la riserva di Mister X. Ma prima, la prima partita stagionale, la Supercoppa Europea contro il Real Madrid. La formazione è questa qua, 4-2-3-1, in porta Dragowski, terzino sinistro Sessegnon, difensori centrali Villa Scalvini, terzino destro Udogie, centrocampisti centrali Popega e Onana, alla sinistra Samuellino, COC Nedir Bairami, alla destra Caramo e punta Pululu. Il Südtirol non può far nulla contro il Real, perde 3-1, segna sul rigore con il neoacquisto Bairami. Viene scelta anche l'ala destra, Pedro Neto dal Milan. All'esordio in campionato è già big match contro la Juventus. La formazione è questa, praticamente la stessa, solamente che sull'ala destra c'è Pedro Neto. E l'esordio non va male, di più, visto che la squadra perde 4-1 contro i bianconeri. Dopo vengono anche annunciati i gironi di Champions. Il Südtirol viene messo nel girone C insieme agli spagnoli dell'Atletico Madrid, ai tedeschi del Mainz e agli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Dopo la sconfitta 2-1 contro la Lazio con gol preso all'ultimo da Llorente, il Südtirol decide di rimanere attivo sul mercato. Infatti Drongoski, accusato di aver fatto una papera sul gol dello spagnolo, viene ceduto per 19,5 milioni al West Ham. Per rimpiazzarlo arriva l'esperto Edouard Mendy dal Chelsea per 9 milioni. Dopo arriva anche la prima vittoria stagionale del Südtirol a San Siro contro l'Inter per 2-0. Primo gol per il Südtirol di Pedro Neto e gol su punizione di Capitan Villa. E ora è il momento del debutto in Champions all'Estadio Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Anche questo esordio però va male, visto che il Südtirol perde 3-1 contro i Colchoneros. Anche qua, come con l'altra squadra di Madrid, segna Bairami per il Südtirol. Il Südtirol perde di nuovo per 3-1 anche il big match contro il Milan in campionato. Ma la squadra riesce a riprendersi, vincendo 3-1 contro la Fiorentina e segnandone 5 contro la Samp, per prepararsi per la loro partita di Champions contro la più scarsa del girone, il Mainz. Il Südtirol vince la sua prima partita di Champions 2-0 con una doppietta del loro numero 9, Afimiko Pululu. Con un pareggio contro il Torino e una sconfitta contro il Venezia ci si presenta in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk. Nonostante una papera di Mendy all'inizio, il Südtirol dilaga contro gli ucraini, vincendo 6-2 e gioca pure Poluzzi. Dopo aver vinto 2-0 contro il Monza, il Südtirol si ritrova ottavo in campionato con 13 punti, a meno 8 dal Milan capolista e a meno 5 dalla zona Champions. Dopo una vittoria 3-2 contro lo Shakhtar in Champions, sono al secondo posto nel proprio girone, a meno 1 dall'Atletico Madrid e a più 5 dal Mainz terzo. E ora sotto con il ritorno in casa contro l'Atletico. Il Südtirol vince addirittura 4-0, doppietta di Bairami, Popega e Onana. Ultima partita del girone in Germania contro il Mainz, si vince 2-0 e si passa agli ottavi. Agli ottavi ci saranno i tedeschi del Red Bull Lipsia. Dopo aver pareggiato 2-2 contro il Genoa, il Südtirol si ritrova sempre ottavo con 26 punti, ma i punti che distano il Südtirol e il Milan capolista sono 14. Si può già dire addio al titolo. Intanto in Coppa Italia si passa ai quarti battendo il Parma 4-1. Ai quarti si incontra il Napoli. La partita finisce 1-1, Pululu per il Südtirol, Castellanos per il Napoli e viene decisa ai rigori, dove il Südtirol supera i partenopei per 4-3. Una vittoria e una sconfitta in campionato e si va in Germania per gli ottavi di Champions, dove si incontra il Red Bull Lipsia. Al 20° Bairami crossa per Pululu che mette il pallone in rete e porta avanti il Südtirol sull'1-0.
Al 26esimo Pedro Neto con un gran tiro raddoppia il vantaggio per il Sudtirol, 2-0. Al 50esimo Pululu per Bairami che tira e segna, 3-0. Al 54esimo è di nuovo Bairami che però questa volta tira da fuori area ed è 4-0. Al 57esimo rigore per il Lipsia, calcio Morero, segna e 4-1. E il Sudtirol vince 4-1 in Germania. In semifinale di Coppa Italia si incontra il Milan e si pareggia 2-2 all'andata. Ora si gioca il ritorno degli ottavi di Champions al Druso. Al 22esimo Caramò salta il portiere, tira e 1-0 Sudtirol. E finisce così, il Sudtirol è ai quarti di Champions. E ai quarti si affronta un'altra tedesca, il Bayern Monaco. Al 19esimo Darwin Nunez tira ed è gol, 1-0 Bayern. Al 43esimo Sessegnon per Pobega tira ed è gol, pareggio Sudtirol 1-1. Alla fine del primo tempo Neto lancia Pululu che scatta, prende la mira e calcia, 2-1 Sudtirol. Dopo tante occasioni mancate finisce così, 2-1 per il Sudtirol in casa propria. Dopo una vittoria 2-0 contro l'Inter in campionato ci si prepara per il ritorno in Germania contro i bavaresi. La partita inizia e Sessegnon è indemoniato, salta quasi tutti i giocatori del Bayern, entra in area, tira ed è subito 1-0 Sudtirol a Monaco di Baviera. Al 10° minuto Lino per Pobega, l'italiano calcia ed è 2-0 Sudtirol in 10 minuti. 45esimo Bairami, cross per Pululu, colpisce di testa e la mette in rete, 3-0 Sudtirol. Ed il Sudtirol è in semifinale di Champions League. In semifinale ci sono i francesi del Nizza. Intanto ci si concentra sull'altra semifinale, quella di Coppa Italia contro il Milan, pareggiata all'andata 2-2. La partita finisce 1-1, Neto per il Sudtirol, Thuram per il Milan, ma passano gli altoatesini grazie ai gol in trasferta, visto che ne hanno segnati due a San Siro. Si va in finale di Coppa Italia, adesso si deve andare in finale di Champions. Al 33esimo Lorenzo Lucca per il Nizza, entra in area, tira ed è gol, 1-0 per i francesi. All'86esimo Pululu calcia e trova il gol del pareggio il Sudtirol, che pareggia 1-1 in Francia. Testa verso il ritorno al Druso. Al 25esimo Samuellino tira sul secondo palo e segna, 1-0 Sudtirol. All'88esimo però Ahmed crossa per Marquinhos e il Sudtirol prende un gol clamoroso dall'esterno brasiliano del Nizza. Si deciderà i rigori che andrà in finale di Champions e il primo a battere è Samuellino che però sbaglia. Per fortuna anche a Lucca del Nizza viene parato il rigore. Sessegnon per il Sudtirol che segna. Zirkzee per il Nizza, anche lui se lo fa parare da Mendy. Pobega per il Sudtirol, incrocia ed è raddoppio, 2-0 ai rigori. Ahmed per il Nizza che segna. È il momento del numero 9 Finico Pululu. Di cucchiaio e segna, 3-1 Sudtirol. Tocca a Marquinhos e che segna, 3-2 Sudtirol. E ora il rigore decisivo di Yann Caramò, ha segnato quello decisivo in finale di Europa League. E segna anche quello decisivo che porta il Sudtirol in finale di Champions. Intanto si finisce il campionato di Serie A con 3 sconfitte di fila contro Juve, Lecce e Roma. Campionato di cui abbiamo parlato veramente poco, visto che il Sudtirol finisce al 6° posto con 59 punti a meno 28 dalla Juventus prima. Quindi sì, una grande delusione. Ma adesso tocca alle due finali, iniziando con quella di Coppa Italia contro la Juventus. All'8° minuto apre la finale il neoacquisto Pedro Neto, 1-0 Sudtirol. Al 14esimo Vlahovic per Sterling che tira e pareggia, 1-1. Al 16esimo Lino si scarta Koundé e poi tira, 2-1 Sudtirol. Al 39esimo fallo di Pululu su Vlahovic, rigore per la Juve che il serbo segna, 2-2. Al 45esimo per il serbo e pure doppietta, 3-2 Juventus. Al 52esimo rigore per il Sudtirol sul dischetto Bairami che segna, 3-3. Al 59esimo Vlahovic, tripletta per il serbo e 4-3 Juve.
Al 70esimo Lino per Pululu che segna ed è 4-4. Al 73esimo involata da solo di Pululu, al 74esimo gol del 5-4. E la partita finisce così. Il Sud Tirol di Tia raggiunge un terzo trofeo alla sua bacheca insieme alla Serie B e all'Europa League, la Coppa Italia. E quei trofei potrebbero diventare 4. 27 maggio 2028, a Parco dei Principi di Parigi, va in scena la finale di Champions tra gli spagnoli dell'Atletico Madrid e gli italiani del Südtirol. Al 14esimo un errore difensivo di Villa propizia il gol dell'1-0 Atletico segnato da Karim Adeyemi. Al 18esimo Popega la passa per Pululu, che scatta, si invola in aria e poi tira, e al 19esimo c'è il gol del pareggio del numero 9 Afimico Pululu. Protagonisti di questa finale i due portieri Mendy e Oblak, che con un paio di salvataggi clamorosi portano la finale ai supplementari, fino a quando Madueke per Adeyemi al 108esimo è doppietta per l'attaccante tedesco. E i sogni di vincere la Champions per il Südtirol sono finiti. Al 111esimo Pedro Neto serve Pululu, ma il gol risulta essere in fuorigioco. E al 114esimo parata di Oblak su Popega. Finisce così la finale di Champions. Atletico 2, Südtirol 1. Il sogno di vedere la squadra della propria città vincere la Champions rimane un sogno infranto. E signori, abbiamo finito questo documentario, wow, è stato veramente qualcosa di bellissimo, era un'idea molto molto bella, scusate se sono sembrato un po', diciamo, un po' scarno, un po' debole, ma ragazzi è il primo video che faccio di questo tipo. E tra l'altro dovevo fare questo video senza un copione. Dovevo pensare a ciò che dire mentre parlavo, E incredibilmente è uscito un copione migliore di quello che ho scritto nel 2023. Ma comunque, signori, metto le canzoni che ho utilizzato per questo video qua a schermo. Signori, noi ci vediamo in un prossimo video. Au revoir per fare i fighetti.